maggioranza. Si parte, giochiamo, Volerenia Juventus, inizia la fase a gironi della Champions League. Ah, riesce comunque sempre a trovare la soluzione per allontanare il pericolo. Tvetten, pallone dentro l'area di rigore per Omenyan. C'era già il agguato Sevic. 18-0-0. Fischiato l'arbitro. Finta di Bonanzea, parte Caruso, alto. Ci ha provato, era una bella posizione. Profonda come sempre l'idea del Volerenia, saltare completamente il centrocampo. Thompson se la porta avanti con la testa, mette al centro, occasione enorme per Tvetten, ad un passo il Volerenia dall'1-0. Azione anche tra compagni in questa situazione. Cascarino, spazio a sinistra, Bonanzea, centrale Beccari con spazio per ragionare. Beccari resiste, prova il doppio passo, la palla schizza, conclusione, palla in porta, non c'è dubbio, è il suo momento, Sofia Cantore, ancora lei, 0-1 a Oslo. Ancora lei a segnare un gol importantissimo per la Juventus, dopo alcuni minuti passati in difficoltà a provare a difendere, sono state bravissime qua le giocatrici bianconere, prima Beccari a trovare lo spazio e inserirsi all'interno dell'area di rigore e poi Cantore con grande personalità sposta la palla sul destro e un tiro sul secondo palo bellissimo. Eccola qui, la palla in qualche modo gli è tornata e questa conclusione ce l'ha proprio lei. Ce l'ha, cerca il secondo palo e cercasse ancora una volta all'uno contro uno, visto che è una cosa che le riesce benissimo soprattutto tanto da quel qui lato. A proposito di uno contro uno, occhio a Sevic che punta, entra in area di rigore, Sevic, altro dribbling, Sevic fino in fondo, mette a sedere Calligaris, assist al centro per Omenyan e l'ha bloccata. Leggermente il dato relativo al possesso palo della Juventus, Benninson, Bonanzea. Contro Thompson, cross col destro, non è male, Vansgaard prova a girarla, non ci riesce, poi che giocata di Cantore! Gli ha rubato la merenda. Beh, è stata una giocata incredibile anche questa, questo pallonetto è da... Benninson, massima attenzione adesso, Tvetten, zona tiro per una come lei, calcia, molto alto. Deve stare attenta la Juventus a non perdere questi palloni. Juve le ha sofferte questa situazione nel primo tempo, quinto corner per le norvegesi, parte il cross per Omenyan, scavalcata, la palla non è entrata incredibilmente, tra poco rivedremo, ma un brivido enorme lungo la schiena della Juve e forse anche lungo il palo della porta della Juve. Thompson prova a riproporre, non so come, vediamo chi va e che tipo di soluzione sceglie Volerenia. Thompson basso, non è un problema per Omenyan. Per fortuna non ha tirato potente, perché il tiro così sotto la barriera può diventare molto pericoloso quando il portiere non se l'aspetta, se si cerca il primo palo raso terra può essere davvero una soluzione pericolosa. Ha lavorato bene Cantore, la Juve si ributta di là, Bonanzea, Caruso, Beccari. Sia per la Juventus tenere alta l'attenzione, sia per la squadra avversaria, far sentire che la Juventus c'è. Caruso ha perso palla, Bildi l'ha portata via, Tvetten. Sevic, volendo anche zona tiro, prova a piazzare, gran volo di Omenyan, calcio d'angolo. Non sono sicura andasse in porta, forse poteva anche finire fuori, ma... Portiere la Juventus, Benninson, bello sviluppo della squadra bianconera, da destra è arrivata a sinistra, Bonanzea, Murata. Va lei a riprendersela, gran segnale come dicevi tu quando... Perdi il pallone, lo vai a riprendere, anche prima Cantore, prima giocatrice ad andare a pressare, importante anche per chi guarda da dietro. Cascarino, quasi zona tiro, apre per Vansgaard che ci pensa e poi calcia. Poteva far meglio. Poteva far meglio, sì. È di 1-0 per la Juventus. Sevic, altra giocata assurda della numero 21, fa tutto da sola, rientra ancora una volta Calligaris, monumentale. Ma ha fatto una roba lì sul filo del fallo laterale incredibile. Ha una tecnica pazzesca, ha la personalità e mi viene da dire chissà cosa potrebbe arrivare a fare anche in una squadra magari di un altro tipo di livello, di un altro campionato. Tanto occhio a Vansgaard,
come sempre ce la mette tutta. Thompson, Rosucci, Bergamaschi, Cascarino, rimessa laterale. Girelli di prima verso Vansgaard, che se la porta avanti, dribbling di Vansgaard al limite, costretta a defilarsi, cerca comunque la conclusione. Embom, rientrare secondo palo, infatti la palla va in quella zona, orte di testa, salvataggio sulla linea di Rosucci. E questo è come se fosse un gol fatto, non era Rosucci sulla linea. Intanto non è finita l'azione, poi conclusione da parte di Olsen fuori, altro spavento. Caruso, verticale verso Vansgaard, Sevic, altro pericolo, Caruso, Lenzini, alza, Vansgaard, eccellente protezione. Caruso gliela ridà, occhio a Girelli che ha tagliato, palla dentro, resta lì Vansgaard. Embom, cosa ha preso, grandissimo intervento qua di Embom sul suo palo, non poteva, fisicamente sta bene il Voleregna. Tvetten, morbida dentro l'area, Sevic al limite e destra, non calcio, altro pro. Adesso nel calcio d'angolo, due braccia alzate, secondo palo. 87, batte Olsen, però Maignan allontana, palla ancora buona, riproposta, Girelli, palleggio addirittura in area, palla rimbalza, allontana la Juve. Messa laterale che batte Edalsdottir. Palla in area, Orte lascia rimbalzare, prolunga! Mamma mia, quanti, che brivido! Quanti brividi che sta prendendo la Juventus in questo esperimento, chiaramente per Perù Maignan, sul rilancio Girelli. Palla a sinistra. Orte ormai da diversi minuti a fare l'attaccante aggiunto. Parte il cross dentro l'area di rigore, colpo di testa e ancora una volta palla fuori. Ancora una volta palla fuori. Esce, allora forse c'è un'ultima chance per il Voleregna. Tomà rischia, ma la porta via. 45 che sono scaduti, stanno per scadere anche i 4. Di enorme sofferenza, una buonissima prestazione difensiva, aiutata sicuramente anche dalla fortuna, ma era davvero fondamentale portare via questi primi 3 punti all'esordio in Norvegia. Passa la Juve.